Un applauso a Daniela, oggi ospite del semestre della Polis, e a Marco Mazzari del regista. E tornare alla commedia e con Max, che è uno che scrive benissimo, ha la giusta sintesi, sa girare bene, sa soprattutto sa dirigere bene gli attori, perché prende quello che vuole, nel senso che è attento a quello che tu gli stai dando e soprattutto è anche molto attento a quelle piccole indicazioni che solitamente magari un attore dà, dice no, io vorrei fare qualcosa di più, e quindi lui mi ha anche concesso una libera interpretazione laddove potevo uscire un po' dal copione. Quindi mi sono divertita, sono stati 4 giorni belli, intensi, difficili, complicati, e quindi insomma va bene, io sono abbastanza contenta. Poi personalmente non sono mai contenta al 100% di niente, e soprattutto di me, e soprattutto quando mi rivedo penso sempre che avrei potuto fare molto meglio, eccetera eccetera eccetera, però diciamo che mi sono divertita, e c'era molto anche di Daniela, perché questa paura dell'età, come dire, avanza comunque quotidianamente. È saggezza, non è saggezza. Ma diciamo che quel decadimento fisico, ecco, magari lo lascerei da una parte, in un angolino. A chi lo dice? Ma voi uomini siete diversi da noi, voi diventate affascinanti, noi diventiamo vecchie. Pallina! Che vecchie, no, poi Daniela Poggi è molto ironica. È vero che lei ha fatto ruoli drammatici, ma io la trovo molto divertente, anche perché poi questa signora che si ritrova di colpo nel 2022, guarda che il messaggio comunque è il modo è leggero, ma è drammatico poi di fondo, come dicevamo a Venezia, cioè comunque è un dramma, cioè sembra arrivata la follia, molti di voi l'hanno capito, insomma, poi c'è questo colpo di scena finale. Una volta noi donne, le single, salivano sul treno anche un po' agghindate, un po' carinamente, magari insomma si truccavano anche un pochino prima, dicevano chissà, magari quello che sta seduto davanti a me è anche un bel uomo, con il gusto e il piacere di poter incontrare, di poter essere corteggiata. Qualcuno diceva: oh, ma lei, oh, ma possiamo prendere un caffè insieme? Ma sì, volentieri, perché no? Adesso proprio quasi, cioè, secondo me, anche se tu entrassi nel vagone, nella carrozza, nuda, secondo me non se ne accorgerebbe nessuno, perché nel momento stesso in cui sono seduti, sono già così. Tornare al presente, perché il titolo ha un doppio senso, ritornare al presente, a noi stessi, a vivere il momento presente. Questo è anche un po' il messaggio. La nostra missione è quella di raccontare il lavoro del tutore dell'ordine attraverso gli occhi delle performers, ma abbiamo aperto, come dicevo a Nardari, una finestra sul sociale. E dunque abbiamo dei film fuori concorso che naturalmente vengono esaminati dalla giuria, e quest'anno, con anche mia grande soddisfazione, hanno deciso di decretare come miglior attrice Daniela Poggi. Grazie. Il corto appunto della sessione short film cinema, e sono lieto e onorato di consegnarvi. Mazzari, che adesso però ci racconterà quello che vedremo, un piccolo ricordo. Noi praticamente abbiamo preso la nostra effigie dall'apoxiomero di Lisippo, e naturalmente abbiamo questa convinzione che la Magna Grecia sia un po' nel sangue di tutti, dunque scegliamo sempre delle cose classiche.